Non ci credo. Sì. L'oscurità. Sei un genio. Più è grande e meno si vede. Soluzione? L'oscurità. Bellissimo. L'ha inventato lei questo indovinello, dottore? No, ma tu l'hai risolto in 5 minuti e io in 8 giorni. L'oscurità. Prego, salmone, insalata e un bicchiere di vino bianco. Allora fai attenzione, Guido. Se lei permette, tocca a me. Me lo faceva il mio babbo da piccino. Biancaneve in mezzo ai nani. Risolvi questo enigma, cervellone, nel tempo che ti dà la soluzione. Schneewittchen bei den sieben Zwergen? Sembra raffinato. Lo voglio risolvere subito. No, prima mangi, sennò si raffredda. Non ce la faccio, è troppo tardi. Ma come? Insalata, salmone, vino bianco, è leggero. Biancaneve in mezzo ai nani. Guido? Sì? È chiusa la cucina? Non c'è più nessuno, niente, perché? È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accomodi. Prego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente, eh? No, no. I nani sono 7. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda, quello che trovate. Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei. Qualcosa di leggero. Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno? Certamente. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace perché i funghi fritti 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 erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto. Più presto che puoi, per favore. Faccio il possibile.